In Polonia il primo giorno del nuovo anno scolastico è stato segnato dallo sciopero indetto dall'Unione Nazionale degli Insegnanti. Il corpo docenti contesta l'entrata in vigore di una vasta riforma del sistema educativo nazionale. A protestare sono anche i genitori degli studenti che si sono ritrovati davanti al Ministero dell'Istruzione. La riforma sostituisce l'attuale sistema di istruzione a tre livelli con uno a due livelli. Il governo vuole di fatto unificare i primi 8 anni di scuola, abolendo la distinzione tra elementari e medie, con il rischio di perdita di migliaia di posti di lavoro. Insegnanti e genitori denunciano la natura nazionalista della riforma, che ripropone un sistema che era in vigore in Polonia durante l'era comunista, e temono una correzione politicizzata dei libri di storia, come è successo in Ungheria.